Al Circolo Unione di Bari, la magia delle muse, una serata fiabesca che ha voluto presentare abiti e gioielli in una location a dir poco incantevole. La soirée nella suggestiva sala delle muse del Teatro Petruzzelli di Bari ha celebrato l'arte, la bellezza, l'eleganza e il fascino dell'alta moda e dell'alta gioielleria italiana. Nel Circolo Unione di Bari, situato all'interno del teatro, si è svolto il gala fashion show La magia delle muse, nato da un'idea del presidente del circolo, Giacomo Tomasicchio, e dello stilista Roberto Guarducci, al quale è stata affidata la direzione artistica della serata in collaborazione con la Carmen Martorana Eventi. Un'atmosfera di eleganza contemporanea d'autore, una sorta di riverbero di uno stile di vita, ormai apparentemente perduto, traslato al presente. Magia pura. Molti gli ospiti che per la prima volta hanno visitato lo straordinario Circolo Unione e sono rimasti senza parole davanti ai capolavori pittorici e alle meraviglie di arti decorative. Ospite della serata Mimmo Burdi, che con la sua alta gioielleria ha presentato pezzi unici, originali, versatili, curati nell'eleganza delle forme, nell'accostamento armonico delle gemme. E disegno e realizzo tutti questi pezzi unici, sono unici e per donne uniche, quindi tutti oggetti con oro, diamanti, pietre preziose che rendono particolare poi la donna che la indossa. La sua fonte di ispirazione è il mondo della natura, libellule, bruchi, farfalle e paesaggi. Presente inoltre la fashion florist Luciana Galletta di Art and Natural Design, che ha creato un abito dolce primavera dal corpetto floreale, composto da coloratissimi fiori freschi e dalla gonna gonfia e setosa che ricordava un prato verde. Molto apprezzata l'alta moda di Michele Miglionico, che ha presentato abiti iconici delle sue ultime collezioni. Ne sono molto contento di rappresentare una delle eccellenze del nostro mezzogiorno. Io sono di origine lucana, quindi sono un cugino qui della terra di Puglia. Una terra che amo tantissimo, che ho scoperto l'anno scorso grazie a una serie di eventi ai quali ho partecipato con grande tenacia e perseveranza. Ecco, da Potenza ho girato il mondo portando l'eccellenza, prima Made in Basilicata, ora Made in Italy. A chiudere la serata l'abito simbolo di Roberto Guarducci, direttore artistico di The Look of the Year Italia, chiamato l'angelo sposa, che rappresenta l'idealizzazione stessa nella purezza estetica della femminilità. Si vede finalmente il buon gusto, l'alta moda, la ricercatezza, la raffinatezza e il sogno, soprattutto questo. L'alta moda è un sogno che deve essere realizzato. Se non c'è il sogno, non è alta moda.